A Scirea del Galla, terre di ACI, per lo sviluppo di Piazza Marconi ha accolto favorevolmente 4 adesioni di partner privati su 6, utilizzo degli spazi ai fini turistici culturali. Il capannone della Pozzillo, 5.000 metri quadri di superficie, rientra in possesso delle terme, importante pronunciamento del Tribunale. A Sant'Alfio, dopo la decisione del provveditorato di sopprimere la prima media, esplode la protesta della comunità, sindaco in testa. L'informazione di DG Reporter, benvenuti a questo nuovo appuntamento. All'interno di questo telegiornale parleremo anche di cronaca con l'arresto di 9 persone da parte dei carabinieri per illecita concorrenza nei servizi di onoranze funebri a Caltagirone, mentre a Catania ha scoperto un cartello della droga. Esisterebbe un accordo per trasformare l'IPAB Oasi Cristo Re in un centro collettivo per immigrati. L'ipotesi è paventata da Luca Cannavò, già amministratore locale di Acireale, che boccia l'eventuale ridestinazione della struttura. Oggi, 25 maggio, ricorre il 471esimo compleanno di San Camillo, una giornata che verrà ricordata questo pomeriggio alla tenda San Camillo con gli aggiornamenti in merito alla ristrutturazione del sito che, ricordiamo, è stato danneggiato nella notte del 5 dicembre con la morte di fratello Leonardo Grasso. Apriamo questo nostro telegiornale parlando di Galla, terre di ACI. La commissione ha ritenuto ammissibili al progetto di sviluppo di Piazza Marconi ad Acireale 4 adesioni su 6 pervenute. L'obiettivo è rilanciare la zona. Prosegue ad Acireale il cammino del Galla, terre di ACI, riguardante l'ambito sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali, con particolare riferimento agli aspetti agroalimentari, forestali, artigianali e manufatturieri. In comune, in tal modo, si è riunita la Commissione per l'esame delle istanze pervenute per la ricerca di partner privati. Dopo la pubblicazione dell'avviso sono state 6 le domande di adesione, di cui però 4 ammesse e 2 invece escluse. L'area individuata per lo sviluppo del progetto è quella inerente il sito di Piazza Marconi, un tempo cuore pulsante dell'economia locale, vista la presenza di varie attività a conduzione familiare, nonché sito quotidiano mercatale, soprattutto ortofrutticolo e ittico. Le botteghe, con una superficie di poche decine di metri quadrati, sono quelle che ora potrebbero avere un nuovo futuro. Nella manifestazione di interesse, 4 perciò sono ubicate in Piazza Marconi, mentre una invece in Via Davì, con la 6ª dislocata in Via San Martino, che così è stata esclusa in quanto ricadente appunto fuori dallo spazio di Piazza Marconi, non compresa quindi in quella distanza massima di 50 metri fissata nel bando. Analoga motivazione è stata applicata pure per l'esercizio presente in Via Davì. Per le 4 domande ammissibili da parte della Commissione, estese quasi tutte, come detto, per poche decine di metri quadrati, l'obiettivo è la realizzazione di laboratori di antiche arti e mestieri con showroom di prodotti tipici locali da affidare a terzi con finalità di promozione turistico-culturale. Sabotavano i concorrenti presidiando anche di notte le camere mortuarie dell'ospedale di Caltagirone per assicurarsi i servizi di onoranze funebri dei pazienti deceduti. È l'accusa contestata a 9 persone arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Catania, indagate a vario titolo per associazione per delinquere, illecita concorrenza con minaccia o violenza, violazioni di sepolcro, furti aggravati, rivelazione d'utilizzazione di segreti d'ufficio, minaccia interruzioni di un ufficio servizio pubblico, nonché di minaccia pubblico ufficiale e di istigazione alla corruzione. 5 le persone arrestate, una delle quali posta ai domiciliari, per le altre 2 obblighi di dimora e di presentazione e 2 obblighi di dimora semplici. Il gruppo criminale aveva il suo centro logistico nell'ospedale Gravina e Santo Pietro di Caltagirone e, a sentire gli inquirenti, non esitava a minacciare ed aggredire anche fisicamente il personale sanitario impegnato a far rispettare le norme anti-Covid, come accaduto ad un infermiere che è stato anche minacciato di morte da uno degli indagati. È un cartello di droga costituito da 2 gruppi criminali di cui facevano parte siciliani, colombiani e albanesi. È stato disarticolato dalla Guardia di Finanza di Catania, che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di
13 persone. Il reato ipotizzato è di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanza stupefacente. Il provvedimento dell'operazione, denominata Cocorito, ha visto impegnati oltre 100 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, con la collaborazione e il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata. Secondo la Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, che ha coordinato le indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza del capoluogo Etneo, il cartello della droga che operava in città riusciva a commercializzare ingenti quantitativi di stupefacenti. Durante l'inchiesta sono stati sequestrati 365 kg di sostanza stupefacente tra marijuana e cocaina. Solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco, l'incidente occorso questa mattina intorno alle 10 ad un operaio che stava lavorando su una palma nella parte alta di Via Etnea a Catania si è risolto con un po' di spavento e null'altro. L'operaio, mentre lavorava su una palma, all'improvviso ha perso l'equilibrio, mantenendo però la lucidità di restare appeso all'albero, seppur a testa in giù. Singolare l'intervento dei vigili del fuoco con il supporto di un elicottero che ha eseguito le fasi del salvataggio. L'operaio stremato è stato recuperato dai vigili del fuoco. Le sue condizioni adesso sono buone. Voltiamo pagina, il Tribunale restituisce la titolarità del capannone dell'ex stabilimento Pozzillo alle Terme, una svolta per la comunità acese che guarda ora con rinnovato interesse ad un progetto di riqualificazione dell'area. Le Terme rientrano in possesso di un bene che sembrava perduto. Una recente sentenza del Tribunale, infatti, stabilisce che il capannone dell'ex stabilimento Acque Minerali Pozzillo, quasi 5.000 metri quadri, rientri nelle disponibilità delle Terme e dunque del Collegio dei Liquidatori. Un tassello importante nell'opera svolta appunto dai liquidatori che, dopo aver sanato tutte le pendenze, sono pronti a passare il resto dei beni alla Regione, che a quel punto potrà avviare l'auspicato rilancio delle attività. Un pronunciamento, quello del Tribunale, che rappresenta una svolta per Pozzillo. Ora si può seriamente pensare ad un progetto di riqualificazione dell'area. Dell'area sicuramente avevamo titolarità, di quello che ci stava sopra, in questo caso il capannone, era una condizione un po' confusa o per lo più orientata a definirla negativamente, cioè nel senso che il bene non era nelle nostre disponibilità e non poteva più esserlo. Devo dire che su questa cosa, come liquidatori, con il collega dottor Oliva e la dottoressa Trombino, abbiamo invece, insomma, ci siamo convinti della possibilità che il percorso fosse tutt'altro. E devo dire, con una, supportati dal notaio Messina, Sebastiano Messina, e dall'avvocato Merlino, siamo riusciti a ricostruire l'escursus storico dell'esistenza di questo capannone a partire dagli anni 50 dello scorso secolo. E alla fine viene fuori che il capannone eravamo assolutamente legittimati a reclamarne la titolarità. Ci siamo rivolti al Tribunale per le particolari condizioni anche di degrado dell'area, quindi di i rischi di incolumità, e quindi chiedendo un provvedimento d'urgenza, e il Tribunale di Catania, con un provvedimento ai sensi dell'ex articolo 700, ci ha riconosciuta piena legittimazione e quindi ha disposto l'immediata riconsegna anche del capannone alla Terme S.p.A. Un pronunciamento questo che consente di dare corpo ad un progetto che il Collegio dei Liquidatori ha portato avanti. Sì, è un elemento fondante del percorso di positiva conclusione dell'attività di liquidazione, perché avendo già chiuso quello che sono i debiti con tutti i privati che le Terme si erano portati dietro negli anni, ci rimane in piedi appunto il debito col comune di Acireale e una questione che è legata al personale che dal momento della fondazione dell'SPA è stato mandato a comando alle Terme e che sarà una partita che dobbiamo gestire con la Regione. Questo del capannone e
del resto dell'asset di Pozzillo e invece l'idea portante per transigere col comune di Acireale, con il quale devo dire con in capo il sindaco, gli assessori, devo dire tutto il consiglio comunale rappresentato per la commissione Terme, si lavora già in piena sintonia e questa determinazione del tribunale permetterà di poter, noi speriamo, concludere positivamente questa fase col comune a beneficio del comune, delle Terme e chiaramente nel complesso della città di Acireale. L'Etna regala ancora uno spettacolo, un nuovo parossismo del vulcano, il quarto in sei giorni, che si è manifestato nella tarda serata di ieri. Come nei precedenti, il fenomeno si è manifestato con una nube eruttiva prodotta da una fontana di lava che ha raggiunto un'altezza di circa 7.000 metri sul livello del mare, disperdendosi in direzione nord-est. Il fenomeno è stato accompagnato da forti esplosioni e boati con cenere vulcanica che si è riversata nei paesi attorno. Nessun impatto tuttavia sull'operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania. E noi ci fermiamo per un primo sacco pubblicitario, a tra poco. Come eravamo? Rassegna di eventi del passato. Spettacoli, documentari, trasmissioni e speciali, partite di calcio, momenti di festa, manifestazioni. Il nostro passato attraverso gli eventi. Come eravamo? Tutti i sabato sera in prima serata ore 21:10, in replica la domenica alle 16 e il martedì alle 23 su Etna Channel, canale 115 del digitale terrestre. Il centro analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Test sierologico degli anticorpi Covid-19 autorizzato dal Ministero della Sanità. È ora di reinventare il futuro e muoverci in modo diverso. Con nuovo Opel Mokka niente sarà più come prima. Less normal. More Mokka. Nuovo Opel Mokka. Benzina, diesel o 100% elettrico. Da 199 euro al mese solo con scelta Opel. TAN 595, TAG 748. Info su opel.it. L'energia di domani è Opel. Simply Electric. Concessionaria Opel Gidauto. A Riposto, sulla strada statale 114, chilometro 70,78. E a Catania, in via Vitaliano Brancati. Garden Bar. Vogliamo offrirvi una granita doppiamente fresca e soprattutto buonissima. Doppiamente fresca, perché potete assaporarla all'ombra dei pini nei tavoli in piazza. Ottima perché garantita dalla scuola pasticcera Acese. Garden Bar. Se siete diretti in montagna, siete sulla buona strada. Siamo in via Roma 216 a Lingua Glossa. Ogni momento della giornata è buono per colazione, aperitivi, apericena, gelati di tutti i gusti, oltre a tavola calda e pasticceria di qualità prodotta giornalmente. Angolo riservato alla vendita di articoli per fumatori. Garden Bar. In via Roma 216 a Lingua Glossa. I dolci buoni di Sicilia. Farmacia Cipriani, se hai bisogno, noi ci siamo. Questa settimana, dal lunedì al venerdì, orario continuato H24. Sabato e domenica, aperto con sospensione solo nella pausa pranzo. Farmacia Cipriani, nel centro del centro storico di Acireale, in corso Umberto 130. Per info 095 60 11 85. Da Tomarchi Ottica e Fotografia Oxo ad Acireale, una straordinaria promozione vista e sole. Straordinaria e semplice. Le stesse lenti del tuo occhiale da vista, anche progressivo, le avrai per un tuo occhiale da sole e da vista. Acquista un occhiale con lenti antiriflesso. Avrai subito le stesse lenti graduate per l'occhiale da sole. Tomarchi Ottica e Fotografia Oxo ad Acireale, in Corso Italia 18A e B. Buona visione! Promozione valida fino al 12 giugno 2021. Regolamento interno al punto vendita.
OVS Kids, la ABC della moda per i più piccoli. Venite a scoprire tutti i colori della moda primavera e estate di OVS Kids. Giornaliero, sportivo, elegante o casual. Per i più piccoli c'è sempre la soluzione migliore. OVS Kids, dal Corrado 00 ai 14 anni. Centinaia di proposte con convenientissime promozioni. Da non perdere. OVS Kids, moda giovanissima. Ad Aci Catena, in via Vittorio Emanuele 1416 e a Zafferana Etnea, in piazza Luigi Sturzo 123. OVS Kids, mi piace! A Sant'Alfio tutta la comunità compatta per rivendicare il diritto allo studio. La decisione del provveditorato di non formare il prossimo anno la prima media ha scatenato di fatti la protesta con in testa il sindaco Nicotra. È un nostro diritto avere la scuola a Sant'Alfio, una rivendicazione scritta a caratteri cubitali su uno striscione in testa al corteo di alunni e genitori che stamane ha protestato a Sant'Alfio per il provvedimento considerato ingiusto anche dal sindaco Giuseppe Nicotra, dall'amministrazione comunale e dalla minoranza consiliare che per il prossimo anno non prevede la formazione della prima media della scuola secondaria di primo grado Giorgio Lapira. Un paradosso anche a fronte del recente finanziamento regionale di 1.382.000 euro ottenuto proprio per la ristrutturazione della scuola. È un fatto grave per una comunità come la nostra, infatti oggi sono qua anche in veste ufficiale proprio perché questa protesta non è solo la protesta dei genitori o dei bambini, ma è una protesta di tutta la comunità di Sant'Alfio, perché la scuola è un patrimonio della nostra comunità a cui noi teniamo tantissimo, che vogliamo salvaguardare in tutti i modi. Troviamo molto grave la decisione che è stata presa perché nessuno deve permettersi di togliere questo diritto ai nostri bambini. Sottolineo che si tratta di una classe composta da 9 bambini, in passato ci sono state classi composte anche da un numero inferiore di bambini, ma tra l'altro in questa classe c'è anche una bambina disabile che ha un problema uditivo e quindi sarebbe ancora più grave costringere una famiglia e questa bambina stessa a spostarsi su Giare. Uno dei problemi gravi è proprio questo, i bambini saranno costretti ad andare a Giare, Giare è distante, è mal servito dal punto di vista dei servizi, dei trasporti, quindi questo creerebbe un disagio enorme. Come sindaco farò il possibile per proseguire questa battaglia fino in fondo. Perché questa protesta oggi? Stiamo protestando perché non è giusto che qui a Sant'Alfio ci tolgano la nostra scuola. Uno, perché i disagi sono enormi per noi genitori che lavoriamo, a maggior ragione per i genitori che hanno più di un figlio ed è chi in seconda, chi in terza, quindi non possiamo giustamente in base ai turni e di lavoro. Cosa sperate di ottenere oggi dopo questa manifestazione? Naturalmente speriamo che la scuola non si chiuda perché è un bene prezioso per il nostro paese. Allora anch'io appunto sono genitore, non solo, in qualità anche di consigliere di minoranza. Non potevamo che fare questa protesta che ci sembra appunto doverosa, tant'è che questa sera in Consiglio Comunale abbiamo presentato una proposta al civico consenso di dare voce di tutti noi genitori e di amministratori al provveditorato, agli assessorati locali e nazionali, perché effettivamente sarebbe una punizione non giusta. Che motivazione vi hanno dato per il fatto che non si formerà appunto la prima media? Ci hanno detto che ci sia mancanza di personale, ma in realtà noi, tra il numero dei bambini che ci sono e le possibilità che siamo in un paesino, quindi abbiamo tante occasioni di formare la classe, non vediamo questa risposta adeguata a noi un paesino di montagna, quindi speriamo che ci ascoltino e che oggi avremo delle risposte concrete. Anche il fatto che hanno smesso 2 pluriclassi, quindi se possiamo dividere anche queste pluriclassi, perché in uno stato di emergenza Covid è impossibile che 2 classi, seconda e terza, vengano unite in un momento di emergenza. Non formare più la prima media a Sant'Alfio è una scelta non condivisa neanche appunto dalla scuola.
Diciamo che non è una scelta, ma è un'azione che la scuola ha subito ad opera dell'ufficio scolastico provinciale. Da dirigente scolastico mi rendo conto che ci sono politiche regionali e provinciali da mettere in campo, ma la mia voce è a sostegno della comunità di Sant'Alfio, nella quale la scuola ha sempre creduto. Per il terzo istituto comprensivo Sant'Alfio non è un appendice, ma è una parte integrante della famiglia scolastica. E tra l'altro le scuole del comune di Sant'Alfio sono all'interno della rete nazionale promossa da Indire, proprio delle piccole scuole, a supporto del fatto che Sant'Alfio è una piccola comunità nella quale l'amministrazione comunale ha sempre investito, ritenendola al centro di tutta l'attività amministrativa. La mia voce è a sostegno dell'amministrazione comunale e delle famiglie, perché privare la comunità di Sant'Alfio della possibilità di fruire dell'offerta formativa all'interno del loro piccolo comune è sicuramente un danno. Via libera in Sicilia da domani alla vaccinazione per gli studenti maturandi. Lo prevede un'ordinanza del presidente della regione Nello Musumeci. Visto l'approssimarsi degli esami negli istituti secondari di secondo grado, gli alunni volontariamente senza prenotazione potranno essere immunizzati. Due le tipologie di vaccino che saranno impiegate in base all'età. Per i maggiorenni si farà ricorso al siero monodose Janssen o in mancanza AstraZeneca, ai minorenni invece verrà somministrato quello Pfizer. Intanto, guardando i dati dei contagi in Sicilia, sono 378 su 11.194 tamponi processati i nuovi casi Covid, con un'incidenza in risalita fino a quasi al 3,4%, regione al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 8, i guariti 282. I ricoverati negli ospedali sono complessivamente 699, 21 in meno rispetto al giorno precedente, così come cala il dato dei ricoveri in terapia intensiva, dove attualmente sono 98 i pazienti ricoverati. Catania ieri ha registrato il numero più alto di contagi, 142, seguita da Palermo con 124 nuovi casi. Nuovo incontro ieri al Palazzo di Città tra le SRR della Sicilia Orientale per discutere delle novità relative ai progetti sulla costruzione degli impianti. Nuovo incontro al Palazzo di Città 10 Reale per le SRR, società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti di tutta la Sicilia orientale, per discutere del progetto che prevede la costruzione di impianti di sovrambito e delle relative tempistiche di realizzazione. Si tratta di una piattaforma integrata per il trattamento meccanico-biologico dei rifiuti e di un impianto composto da termovalorizzatori da realizzarsi sul territorio del comune di Randazzo. Una struttura capace di incamerare 1.000 tonnellate di rifiuti al giorno, come ha spiegato il presidente della SRR Catania Nord, Ignazio Puglisi, presente all'incontro unitamente al vicepresidente della società Enzo Caragliano. Assieme alle altre SRR, le società che si occupano di rifiuti rispettivamente di Messina, ovviamente di Catania, di Siracusa e di Enna, stiamo ragionando, dati alla mano, avvalendoci dei tecnici che operano all'interno di queste società, per cercare di capire qual è la soluzione migliore per la nostra terra, con la consapevolezza che è indispensabile oggi fare un ulteriore salto di qualità, immaginare una programmazione chiara, certa, anche dal punto di vista dei tempi di realizzazione degli eventuali nuovi impianti. Anche il sindaco di Acireale, Stefano Ali, consigliere SRR, ha voluto precisare l'importanza della realizzazione del progetto, che verrà valutato in occasione del prossimo incontro, che si terrà in remoto tra venerdì e lunedì prossimi. Allora, questa riunione è molto importante perché è un incontro che abbiamo organizzato fra tutte le SRR della Sicilia orientale, quindi ci sono Messina, Catania, Siracusa, Enna, per affrontare un tema che è delicatissimo, che non si è avuto mai il coraggio di affrontare pienamente, che sono gli impianti di sovrambito, cioè ogni SRR che raccoglie i comuni di determinati territori, noi siamo Catania Nord per esempio, definisce e individua gli impianti specifici che possono essere gli impianti, il TMB per il trattamento dei rifiuti non differenziati, l'organico, il vetro, la plastica eccetera, però ci sono degli aspetti che vanno trattati a un livello più alto.
E qui entriamo nel tema delicato dei termovalorizzatori, cioè oggi qual è la scelta che deve fare la Sicilia sulla gestione dei rifiuti, degli scarti, delle lavorazioni che ci sono, perché abbiamo degli obblighi da parte della comunità europea di arrivare a un riutilizzo che sia superiore al 25%. Seduta di Consiglio Comunale ad Aci Catena, dove è stato approvato il piano triennale delle opere pubbliche. Nel corso del Consiglio Comunale di ieri è stato votato il piano triennale delle opere pubbliche con l'inserimento in extremis di un progetto che sarà presentato in futuro sul tema della pubblica illuminazione. Malgrado l'importanza della votazione, la maggioranza si è presentata in aula con numeri insufficienti all'approvazione della proposta. Solo un'azione politica dell'opposizione ha consentito l'approvazione del piano. 6 voti favorevoli, 5 astenuti, 5 assenti. Abbiamo consentito l'approvazione del piano pur astenendoci, commenta il consigliere Davide Quattrocchi, solo per il bene di Aci Catena. Un progetto importante come quello della pubblica illuminazione appartiene a tutti a prescindere dall'appartenenza politica. La condizione dell'amministrazione è ormai quella di una nave in balia delle onde e, come per il Titanic, pare abbia già urtato l'iceberg. Ci auguriamo che ciascuno faccia delle scelte per il solo bene del comune. Alla fine l'intervento del sindaco Nello Oliveri. Minoranza e maggioranza abbiamo fatto un atto d'amore politico e amministrativo verso questa città. Su questo io spero di altro, poiché siamo stati tutti dispensati, che è vero che noi stasera eravamo sotto di una unità di consiglieri di maggioranza, ma è dovuto a motivi di salute. Permettetemi che quando un consigliere di qualsiasi parte sta male su problemi di salute, non credo si possano costruire. Non è un dato di fatto. Ho chiesto un voto nel senso di responsabilità, di amore che abbiamo avuto e abbiamo tutti verso la città, indipendentemente dai nostri colori politici di appartenenza che ognuno di noi custodisce generosamente, e stiamo dando la possibilità, sempre che veniamo messi a finanziamento, stiamo dando la possibilità alla città tra un anno di avere queste due importanti opere. È stato nominato questore a Roma, l'ormai ex questore di Catania, Mario Della Cioppa. Alla notizia ha espresso le sue più vive congratulazioni il sindaco Stefano Alì. Ha guidato la questura di Catania, ha dichiarato il primo cittadino acese in un periodo assai complesso anche per via dell'emergenza sanitaria che ha costretto le forze dell'ordine ad un lavoro parecchio difficile. Siamo grati al questore Della Cioppa per l'impegno profuso a tutela del territorio attraverso un'azione unanime, apprezzata e destinata a lasciare il segno. No al centro collettivo per immigrati all'Oasi Cristo Re di Aci Reale. A paventare l'ipotesi è Gianluca Cannavò, presidente dell'associazione L'Impegno Continua e già amministratore locale di Aci Reale. Un centro collettivo per immigrati all'IPAB Oasi Cristo Re di Aci Reale? Secondo il presidente dell'associazione L'Impegno Continua, Gianluca Cannavò, sarebbe in corso un accordo tra l'IPAB, da sempre specializzata nell'assistenza agli anziani, ed una cooperativa sociale di Trapani. Tale accordo, paventato da Cannavò, prevederebbe la ridestinazione della struttura per la creazione di un grande centro collettivo di accoglienza, riportando la città a fare passi indietro nella rete dei servizi sociali territoriali, privatizzando di fatto una struttura specializzata, riducendola a suo dire a una modalità di accoglienza degli stranieri massiva e ghettizzante, che notoriamente conduce a esperienze fallimentari di integrazione. Ma Cannavò, già consigliere provinciale e amministratore locale ad Aci Reale, si interroga anche sui tempi che sta richiedendo l'espletamento della procedura di gara, considerato che l'assegnazione del servizio è stata fatta a marzo 2021. Perché, si chiede, a quasi 3 mesi dall'aggiudicazione della gara, la cooperativa aggiudicataria non ha ancora preso in gestione il progetto, ancora in mano al vecchio ente gestore? Cosa stanno facendo gli uffici preposti del Comune di Aci Reale per definire questa grave vicenda? Da 3 mesi al Comune di Aci Reale è stata fatta una gara e non si capisce come mai dopo 3 mesi manca ancora l'aggiudicatario, non è stato affidato il servizio e si va di proroghe in proroghe. Vorremmo capire, vorremmo sapere meglio e vogliamo soprattutto certezze affinché
questo, se Cristo Re ritorni ad essere la struttura con origine dell'assistenza agli anziani, il personale non venga mortificato ancora una volta dopo anni e anni di grandi sacrifici e venga riaperta questa struttura. La Cereale non è una terra di conquista, la Cereale non può essere una terra di conquista. Ringrazio l'assessore Scavone per la nomina del nuovo commissario che deve lavorare alla riapertura per l'uso originario di questa struttura, che è quello dell'assistenza agli anziani. Mettere in centro della Cereale centinaia di persone tutte insieme credo che è la scelta più sbagliata che si possa fare. Ci fermiamo per un altro stacco pubblicitario, a tra poco. Stasera al teatro, rassegna di opere teatrali realizzate da compagnie locali. Tutti i mercoledì sera, in prima serata, ore 21:10. In replica il venerdì pomeriggio, ore 16, e la domenica alle 23, su Etna Channel. Stasera al teatro. Quando l'estro del sapere artigiano si unisce ai macchinari tecnologicamente più avanzati, il risultato è semplicemente straordinario. Parlato Marmi Zafferana. Lavori artigianali in marmo, pietre, graniti, ceramiche e quarzi, rivestimenti tridimensionali, oggettistica, vasche da bagno, lavabi, arredo urbano. Siamo specializzati nella produzione di top cucina Laminam e Santa Margherita Quartz. Parlato Marmi Zafferana è in via Guglielmo Marconi 100/A a Zafferana Etnea. Rilievo misure con strumentazione ProLiner. Per info 095 708 1895 o su Instagram e Facebook. Ehi tu, lo sai che sono cominciati gli sconti in farmacia Gallo? Dai un'occhiata! Prezzi da urlo! Biochetasi da 10,90 a 6,90. Quadrotti Chicco da 4,90 a 1,90. Listerine Cool Mint da 500 ml da 6,90 a 2,90. Mascherine chirurgiche da 50 pezzi o FFP2 da 10 pezzi a 10 euro. Vichy Mineral 89 da 25,50 a 15,90. Actigrip giorno e notte da 11,90 a 4,90. Farmacia Gallo. Via Nazionale Guardia 196 a Cireale. Aperti anche la domenica dalle 9 alle 13. Nella farmacia Gallo la qualità è scontata. Da Adicem Brico c'è. Vieni a scoprire l'assortimento e la convenienza su elettroutensili edilizia, antinfortunistica, segnaletica stradale, arredo giardino, mare. Adicem Brico, via Giacomo Matteotti 55, circonvallazione ACI Sant'Antonio. Raserba elettrico TE 1500 a 129 euro. Nel settore colori, 10% di sconto alla cassa. Ombrellone a braccio, diametro 3 metri, tortora o ecru a 59,90 euro. Da Adicem Brico, la convenienza c'è. Per info 095 22 713 00. Circonvallazione ACI Sant'Antonio. Prime emozioni ora vi aspetta nel nuovo store di via Salvatore Vigo 116 a Cireale. Tante grandi firme per piccole produzioni alla moda da 0 a 12 anni. Dutch, AEJ, Puma, Paris Hilton, Milon, per di più, Blue Seven, Polo Club, Mac Illusion. Per le cerimonie, abiti anche personalizzati su misura per risolvere qualsiasi problema di taglia. Prime emozioni, dal corredino per neonato agli abiti da cerimonia. Nuovo store in via Salvatore Vigo 116 a Cireale. La moda in gioco. Se volete comprare un'auto nuova, prima di tutto garantitevi l'assistenza diretta. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Acireale. Venite a scegliere tra la vasta gamma di autoveicoli quella che cercate. Vi garantiamo finanziamenti agevolati, attuazione dell'offerta in atto dalle case madri, servizio assistenza, ricambi ed accessori originali, vettura sostitutiva in sede. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Acireale, in via Loreto Balatelle 144. Per qualsiasi informazione 095 76 51 805. Le Otta Ceramiche, storia d'arredi da oltre 50 anni. Le Otta Ceramiche, da sempre solo prodotti di alta qualità, per arredare e rendere più confortevole la tua casa. Oggi abbiamo ampliato il settore dell'arredo casa, offrendo oltre a ceramiche, rubinetterie e sanitari, parquet, tendaggi, tessuti, carte da parati, infissi e porte. Ci trovi in via Sclafani, a 500 metri dal casello autostradale di Acireale. Aperti dal lunedì al sabato. Le Otta Ceramiche, la tua casa è il nostro orgoglio.
Ringraziate gli amici della tenda per ricordare il 471esimo compleanno di San Camillo. Sarà occasione anche per fare il punto della situazione in merito alla ristrutturazione del sito dopo l'incendio della notte del 5 dicembre che ha portato la morte di fratello Leonardo Grasso. Si portano a compimento gli ultimi preparativi, stando attenti a rispettare le misure anti-Covid. Il cortile della tenda San Camillo di Riposto Mangano questo pomeriggio vivrà un momento di convivialità nel ricordo di San Camillo, nato il 25 maggio di 471 anni fa, fondatore dell'Ordine dei Camilliani. Il 25 maggio ricorre la nascita di San Camillo, quest'anno compie 471 anni, il suo compleanno, e qui da circa 28 anni è stata in questa realtà, Casa Famiglia per Malati AIDS, è stata la festa degli amici della tenda. Cioè in questo giorno si celebra un'eucaristia qui nel cortile con tutti gli amici, benefattori che sostengono questa attività. L'accoglienza dei fedeli alle 18, iniziando con la recita del Rosario, sarà Donna Sebastiano Leotta, arciprete parroco, a celebrare la Santa Messa dinanzi ai fedeli delle comunità di Mangano e Carruba. A festeggiare questo giorno con gli altri, il compianto fratello Leonardo Grasso, sempre vivo, con il suo sorriso dolce e confortante. Questo è il primo 25 maggio senza la sua presenza. E quindi vuole essere anche un pensiero grato di memoria e di affetto per i suoi 25 anni trascorsi in questa comunità a servizio dei fratelli ammalati. Vorrei avere 100 braccia per alleviare le sofferenze degli infermi, così diceva San Camillo, una sofferenza che continua ad essere toccata dai camigliani caricandosi sulle braccia tutti coloro che stanno affrontando dei momenti particolari della vita. Ci sono tante sofferenze, il Covid sta provando sia fisicamente, sia moralmente, sia psicologicamente, sia economicamente. Quindi possiamo dire che oggi la sofferenza attraversa tutte le persone, tutti i ceti sociali. È chiaro che quando c'è una sofferenza fisica, tutto questo diventa ancora più pesante. Da quel tragico 5 dicembre un silenzio assordante rimbomba su tutta la tenda San Camillo, sulla quale struttura emergono nuovi scenari. Stasera proprio presenteremo un po' il progetto di ristrutturazione della tenda, perché ci sono stati dei tempi burocratici abbastanza lunghi a motivo del sequestro, ma anche al motivo di altre cose che diremo stasera, e si riparte proprio per riaccogliere nuovamente i nostri fratelli ammalati che, come Camillo diceva, sono i nostri signori e padroni. E a Milo questo pomeriggio cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria e la benemerenza civica a Donna Gaetano Lo Giudice, parroco emerito delle comunità parrocchiali di Milo e Fornazzo, in occasione del suo 80° compleanno. La cerimonia si svolgerà alle 18 nella sala centro servizi Salvatore Arcidiacono, alla presenza delle autorità civili e religiose. A seguire Santa Messa celebrata da Monsignor Giovanni Mammino, vicario generale. E domani solennità di San Filippo Neri presso l'oratorio di San Filippo Neri di Acireale saranno celebrate per tutta la giornata delle sante messe. Tre momenti più importanti: nel pomeriggio alle 17 la benedizione dei bambini, mamme in gravidanza e devoti con la consegna del cuore di San Filippo, e la santa messa con i ragazzi e i giovani dell'oratorio e delle parrocchie. E adesso parliamo di una segnalazione che abbiamo affrontato proprio qualche giorno fa nel corso del nostro telegiornale, relativa alla presenza di erbe in un'arteria del corso Italia, porta di accesso e uscita per o da Acireale. Erbacce queste che sono state tagliate, il comune infatti è intervenuto in questo caso prontamente per eliminare con una radicale potatura nella parte alta del corso
Corso Italia, quella brutta e visibile sotto gli occhi di tanti automobilisti in transito, un dato così atto di quanto fatto, ma in ogni caso occorre aggiungere pure come si sia trattato di una goccia in un mare di esigenze attinenti. La manutenzione del verde pubblico è una problematica che le varie amministrazioni nel tempo si sono susseguite ad Acireale e che non sono riuscite a risolvere. La vittoria sul campo del Roccella, ma anche di tanto altro, si è discusso all'interno della 30ª puntata di Lunedì Granata, andata in onda ieri sera sulla nostra emittente. Una vittoria che mancava da quasi 2 mesi, ma che finalmente domenica è arrivata, rilanciando la Acireale in classifica e riaprendo anche la corsa al terzo posto. Si è parlato della vittoria Granata, ma anche di tanti altri argomenti ieri sera, durante la puntata numero 30 di Lunedì Granata. Ospiti nel salotto di Mario Garozzo, affiancato da Pierangela Cannone e da Chris Grasso, l'attaccante della Acireale Calcio Demiro Pozzebon ed il giornalista Raffaele Musumeci. Dicevamo di una Acireale che domenica ha battuto il Roccella per 1-0, decisiva la rete di De Felice. Adesso la classifica sorride ai Granata, che occupano il 5º posto, più 7 sul Rotonda e meno 2 dal San Luca, il tutto con una gara da recuperare. Quindi, a meno di sorprese, gli acesi dovrebbero disputare i playoff. E a tal proposito, a sentire l'opinionista Chris Grasso e per i tifosi più nostalgici, si può instaurare un paragone con la formazione Granata della stagione 2002-2003, allenata da mister Costantini. Ricorda molto il 2002-2003, quando arrivò Costantini. Quella squadra, devastata da problemi interni, crisi anche fra la piazza e la società, anche con il direttore Lo Monaco, insomma era molto... Con un ambiente più o meno simile a quello con Chiancone, che c'era. Molto contestato, arrivò Costantini, non è che subito riuscì, però poco a poco riuscì a mettere una certa mentalità, la squadra arrivò quinta in quella stagione e poi se la giocò ai playoff. Tornando alla partita di domenica, secondo il giornalista Raffaele Musumeci, una partita divisa a metà, con la Acireale che prima ha fatto sfogare il Roccella, per poi colpire nella ripresa. È stata una partita sostanzialmente divisa in due parti, una prima parte dove la Acireale ha un pochino forse aspettato, proprio per evitare che succedesse come magari era successo contro il Castrovillari, contro il Padone, di partire sparati e poi di finire la benzina. Invece stavolta la strategia è stata diversa, sono partiti un pochino più a rilento, hanno fatto sfogare il Roccella rischiando anche qualche cosa, perché penso che avete visto negli highlights l'occasione capitata a Samache. E poi invece nel secondo tempo ha fatto sostanzialmente tutto il secondo tempo l'ha fatto la Acireale. Si è parlato anche di futuro con l'attaccante Pozzebon arrivato in maglia granata durante un periodo negativo. Lo stesso Pozzebon che non nasconde la voglia di rimanere in granata la prossima stagione, a patto che ci sia un po' più di serenità sotto vari punti di vista. Ho capito un po' di dinamiche che comunque sia qualche giocatore si portava dietro e quindi erano tante conseguenze che portavano quella negatività. Sì, esatto. Essendo arrivato, come hai detto tu, da poco, vedevo tutto diverso, capito? E ora, con il mister che è arrivato, con i ragazzi che stanno rimanendo, nonostante anche le difficoltà che ci sono ancora, i ragazzi la vivono con più positività e più serenità. E infatti si sta vedendo poi la domenica in campo. Nel corso della puntata sono intervenuti telefonicamente il giornalista Nino Neri, che ha fatto il punto della situazione sul girone I, ed un rappresentante della Curva Nord, che ha ribadito, a nome del gruppo organizzato Seguaci Granata, la forte contestazione verso la società Granata per la mancanza di risposte in merito alla situazione societaria. Lunedì Granata tornerà quindi puntuale lunedì 31 maggio, all'indomani del delicato scontro playoff tra Rotonda e Acireale, in programma domenica alle 16 allo stadio Gianni Di Sanzo di Rotonda. E noi chiudiamo dando uno sguardo alle previsioni meteo. Sereno o poco nuvoloso, le temperature oscilleranno tra i 16 e i 25 gradi, venti deboli, mare mosso. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento con la nostra informazione in onda domani a partire dalle 13:40. Grazie per essere stati con noi.